febbraio 2016. Siamo partiti in tre, consapevoli di essere già in ritardo per documentare l'ambiente acustico di un'area chiave per la biodiversità, che vari fattori stanno modificando profondamente. Oggi è possibile lavorare con microfoni a definizione ancora più elevata. Tecnologie tridimensionali mai portate prima d'ora in questi luoghi remoti. E qui tentare di registrare l'impronta sonora di un ecosistema a rischio di estinzione.